So dove si trova il corpo di Emanuela Orlandi. Un'altra scioccante rivelazione sul caso. In una lettera al sostituto procuratore, a cui la procura di Roma ha chiesto di riaprire le indagini sul misterioso caso, un ex carabiniere, Antonio Goglia, ha scritto che il corpo di Emanuela è stato sepolto a Castel Sant'Angelo. Goglia ha affermato che sarebbe nei sotterranei del Castel Sant'Angelo, o Mole Adriana, anche detta Mausoleo di Adriano, dietro a una porta rinforzata, in una stanza di circa 20 metri quadri. Qui dovrebbero trovarsi resti umani, tra i quali anche quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, anche lei scomparsa nel 1983, un mese e mezzo prima. Continua l'ex militare. La struttura dovrebbe ricadere sotto l'autorità del Comune di Roma, perciò non dovrebbe essere difficile fare un sopralluogo. In seguito, in un'intervista rilasciata a un quotidiano, ha aggiunto una propria interpretazione, alquanto fantasiosa, dell'accaduto. Secondo la mia tesi, il codice 158, in riferimento, è alla prima telefonata al centralino della Segreteria di Stato del Vaticano da parte dei presunti rapitori che chiesero che il codice telefonico di accesso alla segreteria per le trattative fosse il 158. Identifica senza ombra di dubbio il canone 1058 che impone il celibato sacerdotale. Quel codice serve a far comprendere immediatamente che cosa volevano i sequestratori. L'abolizione del celibato sacerdotale, canone 1058, altrimenti avrebbero ucciso la Orlandi e la Gregori. Ecco spiegata la nuova pista emersa nel caso della quindicenne scomparsa a Roma 40 anni fa. Il fratello della ragazza, Pietro Orlandi, è infuriato per la notizia. È risaputo che Antonio Goglia sia inaffidabile. Ogni volta cambia ipotesi. Ma qualunque sia la bizzarra ricostruzione proposta dall'ex carabiniere, la famiglia Orlandi è pronta a un'altra delusione. Le prospettive di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda diminuiscono. Il promotore di giustizia del Vaticano, Alessandro Diddi, al Senato, il 6 giugno scorso ha affermato: «Aprire una terza indagine penso sia un'intromissione pericolosa per la genuinità del lavoro che stiamo conducendo». A Palazzo Madama, la maggioranza al governo stava organizzando una seduta preliminare per la costituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta congiunta sulla scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori. Aveva convocato magistrati, giornalisti ed esperti del caso. Quella in Parlamento sarebbe stata la terza indagine in corso. Una è aperta in Vaticano, l'altra dalla giustizia italiana, tornata sul caso dopo due inchieste archiviate senza esito. Il documento di istituzione della commissione bicamerale aveva ricevuto l'approvazione dalla Camera, dove è passato con voto unanime, ma non quella del Senato. Le affermazioni di Diddi non hanno incoraggiato i politici a dare la loro approvazione. Ha parlato di intromissione. Ciò che preoccupa Diddi sono le ripercussioni mediatiche. È giusto che l'opinione pubblica sia stata tenuta desta in questi anni. Però l'esperienza avuta e verificata dagli atti esaminati ci dice che un eccesso di interesse può costituire un inquinamento delle indagini in corso. In questo momento rischieremmo di fare quattro indagini: la mia, piccolissima, quella della Procura di Roma, la commissione parlamentare e poi la quarta commissione del Tribunale del Popolo. Anche l'ex procuratore capo di Roma e attuale presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone, ha espresso perplessità. È lui il magistrato che ha archiviato la seconda indagine sul caso, perché aveva trovato varie sentenze di non luogo di giudici istruttori e avvistato, non essendo lui titolare, il procedimento di archiviazione, anche per scadenza dei termini, poi accolto dal GIP e confermato dalla Cassazione. Secondo Pignatone, non è possibile ritenere gli inquirenti responsabili della loro presunta inazione, in un contesto in cui manca la ricostruzione dei fatti. Anche Francesco Lovoi, il procuratore di Roma che ha collaborato col Vaticano nella nuova inchiesta, si è detto preoccupato e ha espresso il suo personale imbarazzo per la possibilità di offrire attraverso la commissione ulteriori palcoscenici a qualcuno che probabilmente di palcoscenico in passato ha già fatto uso, ma per fini diversi da quelli di giustizia.
Anche il giornalista Andrea Purgatori e Laura Sgrò, avvocato della famiglia Orlandi, sono stati sentiti e sostengono l'importanza del lavoro che farebbe la commissione. Come andrà a finire? Anche se la decisione del governo sembra ormai chiara, Pietro Orlandi si sta preparando a organizzare una manifestazione il 25 giugno per celebrare il 40° anniversario della scomparsa di Emanuela. Il corteo si recherà a San Pietro per l'Angelus a mezzogiorno e dice: «Sono sicuro che Papa Francesco, vista la sua recente volontà a fare chiarezza, non mancherà di ricordare Emanuela e la necessità di verità e giustizia». Ma è improbabile che il Papa sarà presente. È stato operato all'ospedale Gemelli e la sua prognosi è di 20 giorni.